Salve, buongiorno a tutti, mi chiamo Tiziana Ciavardini. Sì, è vero, sono una giornalista, scrivo per il Fatto Quotidiano, ma soprattutto sono un'antropologa culturale, insegnavo all'università, ho vissuto per 24 anni al di fuori dell'Italia e gli ultimi miei 13 anni li ho vissuti in Iran. Per cui oggi vi portiamo la testimonianza, ho scritto un libro che si chiama Ti racconto l'Iran, ma mi occupo soprattutto della condizione femminile in Iran, sono anche attivista per i diritti umani e come sapete in questo momento l'Iran sta vivendo dei giorni molto difficili, ne parleremo più tardi, vi presento intanto Mariam che si presenterà da sola. Allora, sono Mariam Brahimi, sono una scrittrice, regista e basta. Voglio dire che comunque non sono giornalista, non parlo come le mie colleghe giornaliste bene bene, però comunque cercherò di dare il mio meglio e sono contenta dell'invito perché quando mi hanno invitato non sapevo di cosa parleremo, pensavo che parleremo del velo, dei diritti umani, delle donne, eccetera, cioè solite cose, però oggi sono successe tante cose in Iran e sono contenta che sono qui, che qui ci sono tanti giornalisti, perché Iran adesso ha bisogno di una voce. Esatto, e noi vogliamo un po' essere la voce dell'Iran in questi giorni. In effetti quello che sta accadendo in Iran ormai da 5 giorni, dal 15 di novembre praticamente, ci sono delle proteste all'interno del paese, non solamente nella città di Teheran ma in tante altre città. Addirittura sono arrivati nella città sacra di Qom, hanno bruciato i protestanti, i manifestanti, hanno bruciato sia moschee che banche perché l'aumento del il Corano anche, perché l'aumento del prezzo della benzina ha fatto sì che ci fosse innescata praticamente questa sorta di rabbia. Diciamo che dalla rivoluzione oggi avvenuta nel 1979, da quando ci fu l'arrivo di Khomeini, l'Iran comunque sta vivendo, per chi è contro quel tipo di regime ovviamente, sta vivendo sotto appunto una dittatura. E quindi c'è una parte di questa popolazione, io lo dico sempre, conoscendo abbastanza bene l'Iran, non tutti vogliono cambiare, ma c'è una grande parte della popolazione che non vuole più sottostare a questa forma di dittatura che c'è e quindi si stanno cercando di ribellare in tutte le maniere. Parleremo più tardi, anche se può sembrare un argomento banale, quello del velo, ma è comunque ancora oggi un simbolo di sottomissione perché viene imposto, non viene scelto dalla donna, quindi sia l'abbigliamento che deve essere consono a quelli che sono i principi islamici e anche il velo è comunque un'imposizione nei confronti di tutte le donne, non solo iraniane ma anche delle straniere cattoliche praticanti come me. E quindi mi sono dedicata molto a questo tema che, come dicevo, può sembrare banale. Faremo vedere un video di ne facciamo vedere tutti e due? I video che abbiamo mandato di Mahsine Alinejad, che è una esule iraniana che venne diciamo alle cronache quando ci fu il periodo di Khatami, che fu antecedente a quello dei due mandati di Ahmadinejad, praticamente lei venne mandata via perché scrisse delle cose contro il governo e da lì iniziò una campagna. Io chiamai questa ragazza quando prima scrivevo per Repubblica, collaboravo con Repubblica, nel 2014, quando lei iniziò una campagna che si chiamava My Stealthy Freedom, che significa il vento nei miei capelli, sentire la libertà di queste donne iraniane avendo il vento nei capelli. E lei iniziò piano piano questa campagna e io la criticai anche abbastanza e continuo a criticarla molto spesso perché è facile fare una campagna a distanza, cioè lei diceva alle donne iraniane: voi toglietevi il velo, fate le foto, mandatele a me che io le pubblico su Facebook. E quindi ha iniziato così, prima erano 100, poi 200, poi sono arrivate ad essere 1000, migliaia, insomma. E veramente è molto molto seguita perché le iraniane, le giovani iraniane hanno visto in lei una sorta di un personaggio che comunque avrebbe potuto in qualche maniera aiutarle in questa loro a dare il coraggio in questa loro liberazione. Cosa succede? Che l'anno scorso, non contenta delle migliaia di foto pubblicate, ha chiesto proprio a tutte le iraniane giovani che volevano appunto togliersi il velo, di andare per le strade e togliere questo velo e manifestare in una strada che si chiama Enghlab Street, che è Via della Rivoluzione, che insomma tradotto è Via della Rivoluzione, e in questa strada chiedeva e lei disse: andate lì il mercoledì pomeriggio, che infatti poi si chiamò la campagna dei White Wednesday, toglietevi questo velo, portate un velo bianco, sventolate questo velo, così facciamo vedere al governo che noi vogliamo cambiare questo paese. Cosa succede? Che sempre la campagna fatta a distanza è molto
facile, lei se ne sta comunque con tutto che ha avuto dei problemi anche lei, e poi parleremo anche di questo. Cosa succede? Che molte di queste ragazze sono state arrestate e addirittura la pena va dai 6 ai 10 anni di reclusione solo per aver manifestato nei confronti del velo. Cosa succede? Che addirittura una famosissima avvocato, come la volete chiamare, perché ogni volta mi dicono che no, devo chiamare avvocatessa perché è discriminata, avvocata. Allora, un'avvocata che si chiama appunto Nasrin Sotoudeh, già molto conosciuta perché comunque era già stata arrestata in passato, perché nel 2009, quando ci furono le proteste dopo la seconda elezione dell'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad, questa avvocata ha deciso di difendere queste donne che hanno voluto togliersi il velo. Cosa è successo? Che il governo iraniano, la magistratura, diciamo così, perché poi dovremmo entrare, no? nello specifico che il governo molto spesso non può interagire in quella che è la magistratura, perché la magistratura iraniana va per conto suo. Adesso ho detto, insomma, semplificato un po' perché così. Poi alla fine decide sempre Ayatollah Khamenei. Alla fine decide sempre la guida suprema, che appunto che può decidere il bene e il male del paese. E quindi cosa è successo a questa avvocatessa Nasrin Sotoudeh, che è stata arrestata a sua volta, è stata condannata a 33 anni di carcere, ai quali si sono aggiunti altri 5 anni, quindi 38 anni di carcere, e 148 frustate. Ci sono varie associazioni anche in Italia che si stanno occupando di questo, ci sono tante camere penali di tutta Italia che hanno dato la cittadinanza onoraria a Nasrin Sotoudeh. La prossima verrà data a Palermo nella prossima settimana attraverso un'associazione che si chiama Mete Onlus. E quindi questa donna, praticamente, perché ha cercato di difendere quello che era un diritto normale, che era appunto quello di voler protestare contro un qualcosa per la quale non si è d'accordo, in questo momento in cui noi stiamo parlando ci sono donne che si sono tolte il velo, che sono in carcere, e l'avvocata che voleva difenderle, che è in carcere anche lei. Quindi questo, e non solo, ci sono ancora tantissimi prigionieri politici che sono in Iran, ma soprattutto in questi giorni, e vorrei focalizzarmi su questo, a parte tutti i video che vedremo. L'Iran, come dicevo, dal 15 di novembre sta vivendo ore difficili, perché cosa è successo? Che la maggior parte dei ragazzi si sono hanno voluto, diciamo, protestare contro questo aumento della benzina, ma questa è stata solo una scintilla, no? È stata solo una scintilla, perché comunque lì la gente è molto sotto pressione, esatto, sia dal punto di vista diritti umani, sia dal punto di vista economico, perché Iran sta nell'embargo e in sanzioni, quindi non girano soldi, non ci sono soldi, quindi quando si triplica il governo da un momento all'altro la benzina, vuol dire che la gente diventa ancora molto più povera, e quindi la gente adesso sta per strada senza internet, senza, esatto, linee telefoniche, senza avere una voce, e poi il governo li uccide, cioè i pastaran, la polizia del governo si nascondono dietro angoli delle strade, sui palazzi, e sparano direttamente alla testa. E questa è la cosa che spaventa, cioè una strage non solo per Iran, ma per il mondo intero. Chi ne sente, chi ne vede e non ne parla, e rimane indifferente. E l'altra cosa che io oggi ho sentito, che il governo ha deciso di impiccare tutti gli arrestati, quindi questa cosa, cioè non hanno arrestato 100 persone, hanno arrestato 3.000 persone, quindi questa sarà una strage, una tragedia del nostro tempo, se non riusciamo a fermare questo regime. Assolutamente. Amnesty International parla di oltre 100 morti, ma siamo sicuri che i morti sono molti più, e sono molti più di 200. Ci sono tantissimi feriti e tantissimi arrestati, come stava dicendo. C'è un mio articolo, senza fare pubblicità, ma è solo per dirlo, in cui io avevo iniziato la prima frase dicendo è un crimine contro l'umanità. Il Fatto Quotidiano ha scritto è assimilabile a un crimine contro l'umanità. Continua a dire che è un crimine contro l'umanità nel momento in cui la polizia spara sulla folla di manifestanti.
Quello che stava dicendo Miriam adesso era proprio il discorso di internet. Cosa ha fatto il governo? Ha praticamente chiuso internet, quindi ormai sono oltre 100 ore, perché ormai sono più di 5 giorni, che il paese è isolato, quindi è isolato a se stesso, non ha possibilità di comunicare, ci sono solo dei canali con i quali riescono questi ragazzi a mandare dei video. Io ho la memoria piena del telefono proprio perché i video di queste uccisioni, di questi assassini che avvengono ogni giorno, ovviamente mi vengono mandati e ci chiedono, e questo poi ci stiamo un po' lamentando tutti quanti, perché non vediamo giornalisti che stiano parlando di questo, non c'è una grande forse non c'è interesse, non c'è una grande azione mediatica su quello che sta avvenendo, forse perché non ci sono le cifre esatte, forse perché si ha paura, questo ancora non lo sappiamo, però sicuramente io ci ho provato ieri a scrivere ed è uscito l'articolo, ma ce ne sono veramente pochissimi, eppure si sta compiendo, diciamo, una tragedia che avrà poi delle conseguenze. Concludo solamente dicendo una cosa, stamattina mi scrive un iraniano e mi dice guarda, hai fatto benissimo questo articolo che racconta un po' quello che sta accadendo, ricordati però che grande parte della popolazione vuole il ritorno dello Shah di Persia, e io rispondo ma lo Shah di Persia non c'è più, c'è suo figlio che comunque non ha vissuto in Iran, perché comunque ha vissuto solo fino a quando aveva 14 anni e poi insieme a suo padre è stato costretto all'esilio, e quindi è difficile pensare anche a un dopo Iran, cioè cosa succede nel momento in cui... È proprio per questo che non riescono a portare avanti questa rivoluzione, perché non c'è un leader. Esatto, non c'è un leader, non c'è una figura forte che si potrebbe mettere. Io ho parlato con tantissime persone che sono qui in Italia, perché mi accusano di essere una fiancheggiatrice del regime e non si capisce perché, perché dicono che dovrei essere più diretta. Io più diretta di così non riesco ad essere, perché comunque io in Iran ci torno, quindi non posso gridare con gli striscioni a morte camionetti. No, ma a proposito, anche io all'inizio pensavo che sei... Ecco, no, non so, lo pensavano tutti, perché vi spiego. No, ma perché, non lo so, forse perché hai fatto interviste esatto, a Ahmadinejad, esatto, Peroni, mi fai diventare rossa. Sì, so. Io come ho spiegato all'inizio, non sono solo una giornalista, cioè giornalista, diciamo, una cosa che ho fatto dopo, io sono un'antropologa culturale e ho iniziato facendo delle conferenze a Teheran di antropologia. E poi ho cercato di attuare quello che è un po' il discorso antropologico, cioè essere sul campo e cercare di capire com'è la cultura. Per cui mi sono avvicinata sia ai religiosi, sia ai presidenti che ci sono stati, sia quelli che potevano essere riformisti o conservatori. Ho scritto sui giornali iraniani, ancora mi chiedono ma perché tu hai scritto sia per i conservatori che per i riformisti, denunciando quello che succede nel paese, e ancora non mi è successo niente. Insomma, voglio dire, speriamo che non mi succeda niente, perché insomma vorrei continuare a raccontare di questo paese senza impedimenti da parte di alcuno, e però ecco, no, non c'è nessuno, io sono dalla parte dei diritti, faccio l'attivista per i diritti umani, oltre a tutto. È chiaro, per me adesso è chiaro. Ed è solo quello, la cosa che è importante è che per conoscere il nemico lo devi conoscere, certo, per poterlo attaccare, quindi certo, è questo quello che ho fatto, per cui ho intervistato Ahmadinejad, se dovesse capitarmi io andrei a intervistare anche la guida suprema, l'ho chiesto tante volte, ma non danno la possibilità a una giornalista di avvicinarlo, per cui almeno questo è quello che mi è stato detto, altrimenti sarei andato con tutto, che insomma non è che pensi sì, così bene Falace di lui. Oriana Falace aveva fatto intervista, esatto, a Khomeini, sì. Esatto. E Oriana Fallaci, adesso per ricollegarci un attimo, si tolse il velo e disse perché dobbiamo portare questo straccio in testa, e questo si collega un po' al discorso che adesso vi farà vedere Marilu, perché il velo è così importante per le donne iraniane, perché rimuoverlo e perché si lotta per questo velo, perché non è vero che è un pezzo di stoffa, guardate, questo è un velo iraniano che io ho comprato a Teheran adesso senza fare insomma lo show, ed è questo quello che tu porti in testa tutto il giorno quando sei fuori, quando sei con gli altri, quando sei ovunque. Questo è un velo colorato che io posso permettermi di mettere, ma se sono all'università sono obbligata a portare quelli neri, sono obbligata a portare quelli che ti dicono che si chiamano le uniform, anche nei posti lavorativi, sì, governativi, dove si va a lavorare, devi portare comunque devono un essere uniform. Tutti uguali. Tutti uguali, tutti neri, ecco. E quindi abbiamo cercato in tutte le maniere, insomma, di far capire che questo velo proprio alle donne, insomma, è proprio una imposizione che prima o poi dovrà essere tolto. No, ma perché quando sarà tolto questo velo, sarà distrutto quell'ideologia, esatto, che c'è dietro. Questa è la cosa importante che penso e che lei vuole spiegare. Assolutamente. Il video che vediamo adesso, io ho scritto Masina Elinejad, che come vi spiegavo è questa ragazza attivista esule che si trova al di fuori che si trova adesso in America, prima era in Inghilterra. Io le ho chiesto di mandarmi due video, lei mi ha detto ti mando un video inedito che ancora non ha visto nessuno, mentre un altro già giro sui social.
e gli ho chiesto: scusa, ma puoi fare, lo stavo dicendo stamattina a Marilu, puoi farci una cosa proprio per noi, insomma, del forum, del giornalista? E lei mi ha detto: guarda, io sinceramente in questo momento, per quanto per me è molto importante il discorso del velo, non me la sento di fare un discorso sul velo, perché stanno uccidendo gli amici di mio fratello. Volevo dirvi un'altra cosa: a questa ragazza è stato arrestato suo fratello ormai da qualche mese, proprio perché l'Iran sta attuando una vendetta trasversale, praticamente arresta i familiari delle persone che protestano nei confronti del paese. Quindi anche ai ragazzi che sono qui in Italia, quando questi giorni mi stanno dicendo andiamo a fare le manifestazioni con gli striscioni, io dico sempre: state attenti, perché forse a voi non vi fanno niente perché siete protetti e siete qui e non so quanto, ma i vostri genitori, i vostri familiari sono in quel paese e quindi potrebbero in qualche maniera anche essere raggiunti, individuati e condannati. Sì, a confermare le sue parole. Siccome io sono di una famiglia altamente impegnata sempre in politica, i miei fratelli non ci tornano mai in Iran, ma io sono una della famiglia, la prima e l'ultima che posso tornare in Iran, e quest'anno mi hanno fermato, mi hanno fatto interrogazioni 4 ore, mi hanno tolto passaporto, non mi facevano uscire dall'Iran. Alla fine ho dovuto mi hanno fatto la multa. Bellissimo. E poi mi hanno chiesto, ho dovuto di raccontare quasi tutti i miei libri, tutti i miei film, per dimostrare che, cioè, non è, cioè, che sono comunque romanzi, anche se io parlo in questi romanzi, a confermare che sì, comunque è un regime molto feroce, molto feroce. Ok, quindi andiamo con il primo video, che è quello di Mazin El-Najad, che ovviamente parla in inglese, poi tradurremo più tardi, insomma, potete capire quello che sta dicendo. Our movement is a feminist revolution in the Middle East to take our identity and our dignity back. When we are fighting against compulsory job, we are not fighting against a small piece of cloth. We are fighting against one of the most visible symbol of gender apartheid. In any Islamic countries, compulsory hijab is the pillar of religious dictatorship. So we, the women of Iran, fighting against those government who want to take our bodies and our identities hostage, we, the women, are together against one of the main pillar of religious dictatorship. Can you believe if you remove your hijab like this and you walk unveiled in public, then you get lashes or you get into prison, like Sabah? A 20-year-old girl in Iran, she removed her hijab and peacefully walked unveiled to protest compulsion. Now the Islamic Republic sentenced her to 24-year prison. That actually shows you how the government of Iran is scared of its own brave women who dare to challenge oppressive laws. Because the Islamic Republic wrote their own ideology on our body, on women's body. Before Sabah goes to prison, when she sent me a video of herself walking unveiled, I asked her if she was ready to pay the price, because I knew the risk. She said, freedom is not free. Right now, there are another 10 women of White Wednesdays are in prison just because of protesting against compulsory hijab. So these are the Rosa Parks of Iran. The whole world should condemn this harsh imprisonment. Ok, grazie. Sì, in effetti lei dice nel video, sia nel primo che nel secondo, voi potete pensare che questo semplice pezzo di stoffa messo in testa e rimosso può voler dire una condanna a come dicevo prima, dai 6 ai 10 anni. Ci sono ragazze che hanno provato a togliersi questo velo e che in questo momento sono in carcere. E voi pensate, un paese nel quale neanche puoi protestare, e quando vieni condannata in Iran perché ti sei rimossa il velo, ovviamente non viene scritto condannata perché ha rimosso il velo, ma viene la condanna, cioè il reato è di aver fatto un attentato nei confronti della sicurezza dello Stato, e quindi voglio dire il numero degli anni di imputazione sono tanti. Ultimamente è uscito un video su di lei di un religioso che si trova in una città, credo che fosse da Isfahan, in cui invitava tutti gli altri religiosi sciiti iraniani che si dovessero trovare in America o in giro per il mondo e che se fossero venuti a contatto con lei di buttarle dell'acido addosso. Questo qui è un video che sta girando, e quindi lei ovviamente sta prendendo le sue precauzioni, diciamo, nel senso è in qualche maniera anche tutelata, con questa campagna
campagna che lei ha fatto, sia la prima che la seconda, è arrivata alle Nazioni Unite, ha parlato a tantissima gente che la sta sostenendo. Il discorso è, come diceva lei, oggi l'Iran in questo momento, mentre noi stiamo parlando, stanno avvenendo delle cose talmente cruente che parlare di velo può sembrare banale, però questo fa parte, è un elemento del perché anche questi giovani in questo momento si stanno ribellando. No, io voglio aggiungere questa rivoluzione che comunque giornalisti lo ritengono manifesti più importanti negli ultimi 40 anni della storia dell'Iran, è partito dalle donne e poi sono state le donne che nella protesta hanno tolto il velo. Sì, assolutamente. Sì. Considerate che questi giorni, se vedete i video che girano, ci sono tantissime donne con la mascherina davanti, ma senza velo, sì, sì. E che stanno lottando proprio per, insomma, anche per aiutare. Molto spesso si vedono queste ragazze giovanissime che aiutano questi dimostranti molto giovani che vengono comunque malmenati, molti uccisi purtroppo e molti malmenati, per cui si vede che li trasportano insieme da qualche parte al sicuro. La situazione è sicuramente drammatica e, come diceva lei, insomma, la questione del velo parte dalle donne. Io dico sempre che l'Iran, se cambierà perché saranno le donne, e sono le donne quelle che stanno lavorando tantissimo sul tema della libertà. Considerate che l'Iran è un paese con 80 milioni di abitanti. In questi giorni questi 80 milioni di abitanti non hanno avuto accesso ad internet. Come diceva lei, è già stato dichiarato che tutti gli arrestati verranno comunque giustiziati, quindi voi potete immaginare le famiglie di questi giovani che scendono in strada. 80 milioni di abitanti, di cui quasi il 70% sono al di sotto dei 35-40 anni, una popolazione molto giovane che non ha vissuto la rivoluzione, ma è figlio di quella rivoluzione. Non ha vissuto la rivoluzione, probabilmente, come scrivo io anche ieri, scrivo sull'articolo, probabilmente neanche la voleva questa rivoluzione. Si sono trovati a dover accettare questa rivoluzione e vogliono far qualcosa per cambiarla, e stanno chiedendo anche alle potenze, diciamo anche statunitensi, di aiutarle. Cosa succede? Che, e concludo perché adesso non so quanto tempo che ho finito, l'altro giorno Mike Pompeo, il segretario di Stato, ha detto: noi siamo con voi, se avete bisogno noi siamo qui. Ecco, vorrei chiarire solo un fatto, che è vero che probabilmente l'America vorrà aiutare in qualche maniera i giovani iraniani, ma sicuramente non li ha aiutati imponendo delle sanzioni, perché quello che si sta verificando oggi in Iran, ed è giusto, è vero che è sicuramente il resoconto di quello che è successo in questi ultimi 40 anni, per cui questi giovani sono veramente molto arrabbiati perché non ne possono più. Guardate, io vi invito ad andare a vedere questo mio articolo, non tanto per l'articolo in sé, perché insomma poi dice più o meno le stesse cose che ho detto adesso, ma perché c'è una foto bellissima in cui su un muro di una città iraniana è stato scritto: non abbiamo niente da perdere se non le nostre catene, e che era una frase che era stato scritto sul manifesto di Marx. Però questo vi fa capire proprio come ed è scritto in farsi, che è la lingua insomma iraniana, e questo vi fa capire, questi ragazzi, loro dicono: noi non abbiamo più niente da perdere perché non abbiamo libertà, che è l'unica cosa, no, per la quale veramente bisogna, non abbiamo soldi, non abbiamo niente, non abbiamo un futuro, perché loro continuano a fare queste manifestazioni, perché non è la prima di manifestazione. Concludo. Aveva ragione lei quando dice che negli ultimi 40 anni una manifestazione come questa non si è mai vista. Io ho vissuto a Teheran nel 2009, quando ci sono state le proteste a seguito delle primavere arabe. Nel 2009 io ero lì con un bambino piccolo e ho vissuto sulla mia pelle quello che succedeva. Non si poteva uscire, anche lì avevano chiuso internet, non come adesso ma solo in parte, quindi non avevi la possibilità di poter chiamare i tuoi familiari e raccontare quello che stava avvenendo, si vedevano solo queste immagini. Ma come quella che sta avvenendo in questi giorni, con tutti questi morti, non me la ricordo sinceramente. No, ma anche perché la gente sta dando fuoco a tutte le banche, esatto. Tutte le moschee, il Corano, cioè loro dicono: noi non vogliamo essere musulmani, se dobbiamo essere sotto dittatura per Islam non lo vogliamo. Okay. Cioè stanno dando fuoco posti di polizia, carabinieri, tutte le persone, cioè, stanno giocando con le loro vita, hanno dato fuoco per la prima volta al poster di Ayatollah Khamenei, che questo è un reato. Esatto. In Iran c'è anche, c'è la pena di morte, voi sapete che c'è anche per la blasfemia, quindi anche, cioè, sono stati impiccati non tanto tempo fa anche persone che sui social erano andati contro la guida suprema, quindi quello viene pure quello, la condanna è attentato nei confronti della sicurezza
sicurezza dello Stato, e quindi bisogna stare molto attenti, per cui questi ragazzi, grande non coraggio di questi ragazzi. Non hanno più niente da perdere. Adesso proseguiamo con il cortometraggio pluripremiato che vedrete in Rai, quando? Dici un attimo? Il 25 novembre, a favore, diciamo, dei diritti, cioè, delle contro donne. Violenza alle donne. La Rai Cinema l'altro ieri l'ha preso i diritti del film. È un cortometraggio che racconta quattro donne di quattro livelli di sociali diversi, che comunque sono tutte e quattro, sono persone che io conosco, ho avuto a che fare, cioè sono stata nella loro vita per tanti anni, quindi ho voluto di raccontarli, e sono contenta di averli raccontato. Penso che bisogna parlare. E noi siamo contenti perché lo vediamo in anteprima, non l'ha ancora visto nessuno, io l'ho visto perché insomma me l'hai mandato, però insomma siamo onorati di avere questa cosa qui oggi. تام نسوزی تو زندگیت ایجاد کنی. ببین به نظر من تو که این همه پول میدی میای اینجا عکس میگیری. اگه میخوای تغییر اساسی ایجاد کنی، بابا برو کار دختره امروزی میکنه. چرا دماغتو قد یه نخود بده بالا، لبتو ژل بزن، ابروهاتو هشتی کن. خیلی خوبه. البته نظر من پاتو بنداز رو پات. آره، یه قدی هم بگیرم. ولی یه نصیحت خواهرانه. تا میتونی زندگی کن. تو جامعه ما دیده مردم نسبت به زنای مطلقه خیلی بده. ببین یهو 100 تا آقا بالا سر پیدا میکنی، مردای دیگه هم همشون میرن یه مزهی بکنن و برن. بعدش میخوام یه تکون به این زندگی بدم. مگه میشه اینجوری زندگی کرد؟ بچه ها رو میذارم پیش خواهرم، میرم سر کارون حمید از تو زندون در میارم. نمیخوام بذارم زندگی خودم و این دوتا طفل معصوم داغون شه. Davvero Mariam, grazie, siamo davvero onorate di averti qui, grazie, e continueremo davvero a essere vicine al tuo lavoro, a te e alle donne iraniane e al popolo iraniano, grazie.